episodi precedenti di Mass Effect. Sono il direttore della sede locale della Synthetic Insights. Non so ancora per quanto. Il signor Anolis ha chiuso il mio ufficio con la scusa di trovare le prove della mia presunta corruzione. Se riuscirà a recuperare le prove dal mio ufficio, le darò un lasciapassare per il garage e una ricompensa in denaro. Sono il sergente Kyra Stirling, del servizio controllo rischi Elanus. Anolis ti avrebbe espulso immediatamente per quello che hai combinato qui. Io non ho bisogno di una pistola per farti a pezzi. Devi morire! Ehi là ragazzi, sono sempre il vostro Dico dei 25 ed eccoci qui per un nuovo video. Un nuovo video di Mass Effect, episodio 11, sempre che va di pari passo con Assassin. Siamo qua con Kaidan Link e Garrus Bakerian. Vediamo se possiamo migliorarci perché non mi ricordo dove ero arrivato. No, 0 punti tutti. Ok, guardiamo dal diario cosa devo fare. Allora, ho restituito le prove, quindi adesso cosa devo fare? Ferros, i Geth hanno attaccato Ferros. Il tuo obiettivo primario è raggiungere la colonia di Zoo Hope per scoprire cosa sta cercando Saren e perché ha inviato le sue truppe ai Geth sul pianeta. Allora devo raggiungere Ferros. La prima cosa che farò adesso, allora, devo tornare alla mia nave. Aspettate che guardo la mappa. Come tornare alla nave? Devo vedere, perché non voglio sbagliarmi. È l'ascensore per l'hotel, l'unica strada. Questo mi porterà poi nella sala principale, presumo. Ok, ragazzi. Vediamo di andare su questa Ferros. Oh, è arrivata adesso. Ok. Come sempre, ragazzi, spero che le mie serie vi stiano piacendo. Questa doppia serie tra Assassin's Creed Mass Effect che va parallela. E poi io adesso ho iniziato Synedria Island, quindi potete godervi anche Minecraft. Ho intenzione di creare, di riprendere la serie sulle pixel art, perché ho visto che il primo video ha avuto molto successo, a distanza di tempo ovviamente, perché poi è passato veramente moltissimo tempo, però ha avuto molto successo. Synedria Insight, ascensore per l'hangar, ecco qua devo andare, hangar. Come dicevo, a distanza di un bel lasso di tempo, perché comunque la prima pixel art l'ho fatta molto tempo fa, però a distanza di tempo ho notato che il video ha avuto più di un centinaio di visualizzazioni, che comunque per un piccolo youtuber come me che raggiungo le 100 visualizzazioni non le raggiungo in tutti i video, perché comunque per ora c'ho poco interesse intorno a me. Di questo me ne dispiace, però vabbè, cresceremo insieme. Mentre che sto registrando abbiamo superato ampiamente i 200. Sto pensando se fare uno speciale, perché voglio fare qualcosa che come al solito vi stupisca, però non so se ci riesco, vediamo. Comunque questo è l'ascensore, ci porterà all'hangar e potremo partire per Ferros, se non sbaglio. Ferros di cavallo. No, meglio di no. Devo lasciare queste battute per me stesso. Ho soffiato, scusate se magari si è sentito. Caricamento. Ok, siamo arrivati all'hangar e siamo pronti a salire sulla nostra Normandy. Cos'è sto coso? Bellissimo. Un fucile. Vediamo, dai. Non c'è niente da aprire qua. Ok, andiamo avanti. Ma c'è da parlare? Vuole qualcosa? No, non vuole neanche i soldi. Guardiamo sulla mappa dov'è la nostra Normandy. Ok, vabbè, sempre dritto, non c'è bisogno che me lo segnalo. Dove sto andando? Dove sto andando? Sono stupido. Ok, di qua. Questo c'è da aprirlo? No, perché ogni cosa che vedo cerco di aprirla, perché sai, non si sa mai. Ok. Non ho capito se questo è il sistema di corsa, perché a me sembra che non cambi veramente niente di velocità, però. Ok, sarà qua la Normandy, no. Eccola la mia Normandy, fantastica. Ritorniamo finalmente sulla navicella e siamo pronti a una nuova avventura. Sbarcheremo su Ferros per cercare di ottenere informazioni, quello che ci chiedono. Ok, entriamo nella Normandy. Attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Ci stanno decontaminando. Come succede sempre. Contaminazione in corso. Ve lo dico adesso a metà video, ragazzi, così non dovrò dirvelo. Registrato.
Ufficiale comandante a bordo. Ufficiale Presley cede il comando. Grazie. Come dicevo, ve lo dico adesso. Tanto comunque, prima o poi lo devo dire, lo dico in tutti gli episodi che mi ricordo, mi dispiace, però ci provo. Ve lo dico adesso. Parliamo con Joker. No, perché se ne frega, andiamo alla mappa. Ve lo dico adesso, passate come al solito a Second Life, questo progetto, perché può aiutare voi piccoli youtuber. Anch'io sono un piccolo youtuber alla fine. Se ci consideriamo tutti a livello di PewDiePie, siamo tutti piccoli youtuber. Ma anche a livello di FaVJ, vabbè, comunque. Quindi tutti i piccoli youtuber possono essere aiutati da questo Second Life. Vi lascio come al solito il link e tutti i modi per arrivarci. Ah, vabbè, non me ne frega niente di Roveria. Ah, ma io mi è uscito, io volevo andare nella mappa. Ah, ok, riduci zoom. Noveria, Svarog, Morana, sarà questo turo. Veles, dov'è? Non dovevamo andare su Tutrok lì, come cavolo si chiama? Usciamo un attimo che guardiamo, ragazzi, come si chiama. Mi sono scordato completamente. Feros. Quindi possiamo andare a Feros a Noveria. Ah, ma dovrei... Ah, no, non ho finito su Noveria. A investigare su la vetta 15. Allora no, ragazzi, dobbiamo rimanere su Noveria, perché non abbiamo finito. Da quello che posso notare. No, non devo andare di qua. Adesso devo riuscire. E allora andiamo a indagare su questa matriarca Venezia, su Noveria. Tanto ormai siamo qua, non ha senso andarsene. Ho perso 5 minuti di vita inutilmente, perché sono rientrato nella navicella, ma è stata una cosa inutile. Ok, usciamo. Prendiamo sempre il solito Kaiden. E prendiamo Garrus. Fedelia prima. Sì. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Sì, ho capito, faccio uscire. Ufficiale comandante. Ha attraversato Kaiden, avete visto? Ufficiale Presley assume il comando. Allora, dobbiamo vedere. Quindi devo andare per scoprire qualcosa sulla matriarca Venezia. Devo riuscire di trovare. Quando registro e quando parlo con voi in senso metaforico, perché comunque io registro da solo e parlo da solo come un idiota, però quando registro sapendo che poi mi ascolterete, non lo so, sarà che mi prende l'emozione strana e quindi forse parlo anche un po' scrauso, un po' strano, ma vi assicuro che io ho una conoscenza, non dico elevata, ma sono molto bravo con la lingua italiana. La parlo correntemente. Ok, ritorniamo. Ho fatto tutta la strada inutilmente, vabbè, ragazzi, mi perdonerete. Anche queste cose mi fanno capire il mio livello. Guardiamo sempre il sorriso dietro alla divisa di Garrus Vakarian. Quel sorriso smaliziante. Adesso dobbiamo vedere, allora, scusate. Diario. Ah sì, scusa, ma io avevo ottenuto da quello lì la possibilità di uscire dalla mappa, di uscire dalla, come dire, da questa base, se non sbaglio. Quindi posso dirigermi verso l'uscita e vediamo se ci fa uscire. Al garage, ecco qua devo andare. E c'è il veicolo. Mamma mia, ragazzi, non mi accorgo di queste cose, io sono stupido, l'ho detto, cioè non ci posso fare niente, sono così. Quando vedete i miei episodi dovete mettere in conto che 2-3 minuti li perdo in cavolate. Non vorrei, ma si vede che non sono capace. E poi comunque questo gioco mai giocato, quindi ovviamente c'è una prima volta per tutto, e questa prima volta ve la state assorbendo tutta voi in diretta con me, quindi tutti gli errori che faccio ve li beccate e mi dispiace. No, aspettate un attimo, non voglio sbagliare. No, infatti non si va di qua. Stiamo prendendo un ascensore inutile. Non si capisce niente. Non mi frega niente. Ogni volta che passiamo qua, Kaiden fa
Interior designer, si mette a parlare degli interni, ma che cacchio me ne frega, guardate che bufera che c'è fuori. Ok, qui stiamo per andando. Il mio gatto che fa casino come un idiota. Lì c'è Lili Herax che dovremmo parlarci. Ok, questa è la strada giusta, quindi non stiamo, sbagliamo. Qua l'ho fatto apposta di dire. Ecco, parliamo. Spettro, vero? Esatto. Una volta ero un tecnico militare. A parte gli uomini di Maeko, qui sono tutti corporativi. Non fanno altro che sollazzarsi tutto il giorno bevendo acqua costosissima. Allora, oggi cosa posso fare per te? Niente, Vabbè, arrivederci, non c'ho voglia sono di qui se perdere avrai tempo. bisogno di qualcosa. L'accesso al garage è limitato. Ho un'autorizzazione, scusami. Oh! Sì, è un lasciapassare valido. Guida con prudenza, il tempo è pessimo nella Lutz Valley. Grazie per i consigli, bella. Ok, eccoci qui. Chissà che. Cosa quel coso? Mi ha fatto un po' paura quel Ora coso. sappiamo cosa c'era nei container della matriarca. Oh. No, ma io sto morendo. No, ma dai, ma sono impossibili da battere. Cavolo, a parte che mi hanno ucciso il tipo subito. Porca miseria. Carichiamo, dove devo caricare adesso? Non lo so, boh, vediamo cosa mi ha fatto fare. No, mi ha fatto uscire. Porca miseria, ragazzi. Sono questi errori che mi fanno perdere tempo, ma sono un idiota solo. Continuo, cosa dobbiamo fare? Devo salvarmi dentro in questo hangar di merda. C'erano troppi uomini però, cavolo. Cioè, lo sanno, no? Che non sono capace a sparare. Okay. Ah, siamo qua. Vabbè, allora sono stupido io. Salviamo però, dai, per sicurezza. Ok. Adesso ci farà rivedere la presentazione lì di quel coso che scappa. Però è strano, ma è bello, è figo. Ora sappiamo cosa c'era nei container della matriarca. Eccole, adesso arriveranno gli stronzoli. Stato ostile! Scudi disattivati! Ok, uno è morto. Ricarichiamo tutta la squadra. Comandante! Ma dai, ma non ci posso credere. Ma porca miseria, ma ce li ho di fronte e i miei amici non mi aiutano. Carichiamo. Cioè, dovrei far fare tutta loro. Una roba incredibile, ragazzi. Sto incazzando perché cioè ce l'avevo davanti e loro non sparano. Adesso mi devo rivedere di nuovo tutta la presentazione. Bel taglio poi, ragazzi. Perché anche se sono pochi secondi. Ora sappiamo cosa c'era nei container della matriarca. Ok, uno è morto, ragazzi.
adesso ho riscaldata l'arma. Sabotiamo. Sono troppi ragazzi, è una roba incredibile. Ne ho curato uno. Aspettate che mi metto magari la pistola come dice Anto. Sono più preciso. Perché sono troppo veloci, si spostano. Ok, direi che non devo mirare. Tutti disattivati. Mi sono curato, curati, curati. Ma non ho più cure, non lo so. Non ci capisco più nulla, ragazzi. Voglio tornare in azione. Ah, incredibile. Ma è rinato. No, cioè io non ci ho capito proprio niente in questo gioco. Non ci capisco nulla. Oh, li ho uccisi tutti. Un casino assurdo. Andiamo Kaidan. Non riuscivo a curarmi. Vabbè, cosa devo fare adesso? Ah, ecco i soliti rumori del cazzo di quello stronzo che c'è sopra casa mia. Vabbè, prendiamo sto pedinziamento. Prendiamo tutto. Ok, giriamo un po'. Vediamo se posso salvare perché non si sa mai. Non voglio crearmi casini. E quindi salvo prima di vedere di andare avanti. Porca troia, quanto mi dà fastidio quello lì. Ok. Adesso ma quale sarà la macchina? Questa o quella? Perché là vedo un'altra veicolo, ma andiamo di qua. Perché io il segnalino lo vedo qua, quindi andiamo qua. Cioè siamo a 17 minuti, ragazzi, sono morto tipo 3 volte. No, qua non mi fa salire. Chi sono quei due lì? Adesso vengono sti qua. Cos'è successo, comandante? I Get ci hanno teso un'imboscata e noi ci siamo difesi, tutto qui. Get? Vuole forse che creda da dove sono sbucati? Poco fastidioso, credo fossero stipati nei container che la matriarca si era portata qui su Noveria. Impossibile. Li avevamo controllati a fondo. Non c'era alcuna fonte di energia, né masse di elemento zero. Se i container sbagliato di Venezia Sama erano pieni di quei cosi, temo che là fuori ce ne siano molti altri. In passato abbiamo già affrontato i Get, ci penseremo noi. Grazie. I miei uomini sono molto coraggiosi, ma molti di loro hanno una scarsa esperienza in battaglia. Sono brocchi. Ora devo fare rapporto alla commissione esecutiva. Se si viene a sapere di questi Get a piede libero, ci sarà una fuga di investimenti. Quindi meno persone morte? No, non facciamo ridere. Ma devo salire qui o no? Non ho capito. Ma vabbè, andiamo, porca miseria, questa qua. Immaginate che fastidio, ragazzi. So che si sentirà nel video, ma non posso farci niente. Sono degli stronzi che devono lavorare. Sarà questo il veicolo, troppo faigo. Questo qua. Fantastico è questo. Sono saliti loro. Come si guida? No, si guida con gli analogici. Non sono tanto capace io. Infatti sto già cadendo. Però troppo faigo, ragazzi. Cioè, guardate qua. Mamma mia. Che acrobasi. Ok, dove dobbiamo andare? Vabbè, dobbiamo arrivare là. Allora, e tutto sto percorso devo farmi. Ok, ragazzi, direi facciamoci tutto sto percorso. Poi salverò, perché tanto ci saranno dei nemici di sicuro per strada, degli stronzi.
Fantastica, anche una fase di guida in questo Mass Effect. Adesso veramente ha tutto questo Mass Effect per me. A parte il fatto che non so guidare la macchinina, ma questo è un problema mio. Ma c'è il turbo, tipo? No, questo era un salto, quello. Fantastico. Vabbè, comunque vedrete la guida un po' sgangherata perché non sono veramente capace. Però lì c'è un blocco sicuro. Allora ragazzi, il video è durato abbastanza. Adesso superiamo questo ponte e voglio vedere cos'è. C'è una torre dietro, lo sapevo che c'erano delle... Ok ragazzi, abbiamo fatto il culo. Ci hanno colpito! Ho capito che ci sono danni però. Allora tiriamo dritto ragazzi. Tiriamo dritto, vediamo. Cioè siamo distrutti ormai. Ci hanno distrutti, ecco, vabbè. Avete potuto assistere anche a una bella figura di M. Secondo me dovevo scendere dal veicolo e ucciderli, vabbè. Carichiamo, ma poi ci salutiamo perché siamo arrivati alla giusta conclusione. Cioè, giusta. Ho sprecato un casino di tempo in cose inutili, però mi dispiace dire. Più che chiedervi scusa, non so cosa fare. Mi dispiace, però comunque l'episodio, un qualcosa l'abbiamo combinato. No, ma non ci posso credere. Mi fa rifare tutto. Vabbè ragazzi, dopo questa, secondo me ho caricato la pezza, il pezzo sbagliato. Voglio vedere una cosa. Vediamo se mi fa caricare un altro pezzo. Eh sì, ho caricato quello sbagliato di sicuro. Perché è impossibile, cioè non posso rifare tutto da capo. Cioè mi scocci, no, veramente. Ho salvato. Vediamo ragazzi. Oh, eccoci qua. Avete visto? Ok. Dopo aver scongiurato il problema di dover riuccidere di nuovo tutti, direi che ci lasciamo così. Nel prossimo episodio usciamo là e vediamo di fare un po' meglio, visto che abbiamo distrutto un mezzo che varrà come minimo 200 euro. No, scherzo, un po' di più magari. Però da Decorate 25 direi che è tutto per questo 11° episodio di Mass Effect. Ricordate di lasciare un like o un commento qualora l'episodio vi piacesse, o anche per altri video miei che magari vi piacciono. Con questo vi saluto, da Decorate 25 è tutto. Ripassate di nuovo la second live, ve lo dico anche a fine video. Questo project marketing che si impone, cioè ci vuole aiutare noi piccoli youtuber a crescere, e noi aiuteremo Second Life a crescere con la nostra pubblicità. Quindi passate al Second Life, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale qualora vi piacessero i miei gameplay. Da Decorate 25 è veramente tutto e good luck ragazzi, ciao ciao.